tutti, grazie per essere veramente tanti oggi. La prima cosa che mi viene in mente dopo aver guardato questi 16 minuti così intensi e così partecipati è una frase che ovviamente non mia. Confessiamo che abbiamo vissuto e vi promettiamo che vivremo ancora più intensamente il prossimo anno e gli anni a venire. Consentitemi di... Consentitemi di ringraziare veramente ognuno di voi. Cominciamo dal prorettore vicario, al direttore generale, alla mia squadra, quindi a tutti i delegati, però siccome ho avuto modo di dire quando ho presentato la squadra che la vera squadra di questo Ateneo è l'intero Ateneo, quindi grazie di cuore ad ognuno di voi, ogni singolo docente, ricercatore, ogni singolo rappresentante del personale tecnico amministrativo e di biblioteca, ogni singolo studente, grazie particolare ai nostri studenti che hanno scelto, per aver scelto l'Università di Teramo, ma anche perché quotidianamente in ognuna delle nostre attività ci sono vicini e anzi sono anche costantemente uno stimolo estremamente positivo. Grazie di cuore e devo ripetere per l'ennesima volta, sono la nostra vera energia rinnovabile. Consentitemi, come insomma abbiamo visto nel video, un sentito ringraziamento e un pensiero per Don Enzo Chiarini, insomma la nostra vocazione per la collaborazione con l'Africa di fatto è iniziata con la convenzione che abbiamo sottoscritto a suo tempo con DAPADU, dalla parte degli ultimi, che era l'ONG animata da Don Enzo e da tanti volontari. E quindi questi tre nuovi corsi di laurea, insieme con uno slancio nuovo, rafforzato di tutti i corsi di laurea, ci hanno portato, io stento ancora a crederci, ad un aumento, una tendenza. Guardo il direttore generale che mi richiama sempre alla importanza dei numeri, una importante tendenza di aumento delle iscrizioni. Però lasciamelo dire, Rosalba, siamo sopra la media nazionale, che si attesta al 15%, siamo sopra la media nazionale. È vero che i 1811 sono ancora soltanto iscritti online, non tutti hanno pagato la prima rata, ma sono 1811. L'applauso ovviamente è ad ognuno di voi. Devo dire che quando parlavo prima delle facoltà, dei corsi di laurea, è una cosa che ci siamo detti con i presidi, con i presidenti di corso di laurea, dobbiamo cercare di tutti insieme, però anche singolarmente, di far uscire e di comunicare le nostre peculiarità. Quindi l'importanza fondamentale dell'orientamento di Ateneo, però dobbiamo, e l'avete visto, forse siamo riusciti a farlo anche abbastanza bene, comunicare le peculiarità e le potenzialità di ogni nostra singola offerta formativa. Quindi 1800, mi ricordo di aver scritto sul mio programma elettorale che nell'arco dei 6 anni del mandato dovevamo puntare ad avere 2000 matricole e arrivare a 10.000. Signori, rischiamo di con le nuove offerte formative di arrivarci prima, ma ben venga. Quindi semplicemente ci dobbiamo dare un obiettivo
ancora più ambizioso, ovviamente senza nessun confine, ma sempre allargando i nostri orizzonti. E un altro importante risultato è sono i corsi riservati agli insegnanti, che in qualche modo rafforzano il contatto con le scuole, che poi le scuole superiori, che sono il nostro bacino, ma anche le diverse iniziative post lauream che stanno rafforzando la nostra vocazione. Nell'anno passato abbiamo rafforzato una vocazione che ritengo importante per l'Università di Teramo, quindi la scelta sostenibile, la scelta plastic free, il nostro simbolo, che ormai ci ha copiato perfino la Sapienza, insomma, quindi aumentando anche il volume, però insomma la nostra borraccia è la più bella. Siamo entrati nella rete delle università sostenibili, siamo già sul sito, presto ci sarà un link anche sul nostro sito. E parlando di attività post lauream, cioè non riesco a citare tutte le iniziative, però fatemi ricordare il master di diritto dell'energia e dell'ambiente, che insomma abbiamo presentato qualche giorno fa, e che rafforza proprio la nostra vocazione anche formativa in questo settore. Quindi un grazie di cuore, cerco di non fare nomi, insomma, ma per chi si è impegnato strenuamente in questa direzione, che ci ha portato anche a delle collaborazioni con dei consorzi di comuni e anche con l'università di Messina.